io. Guardate, disastro che c'è. Sono andata a parcheggiare la macchina sopra. Mamma mia, sì che l'ho agganciata in meglio il coach. Le persone che volevano andare a spostare la macchina, guarda, la gente che voleva spostare la macchina. Passa, arriva! Guarda che c'è una persona bloccata là sotto. Guardate. Io sono arrivata a corsa e questo signore mi ha aiutato a entrare in casa mia col vicino di arrivo. Perché ho lasciato i miei canini da soli a casa. Mi sono presa un colpo. Guarda lei come mi guarda, amore mio. Guarda l'acqua dove è. Guarda che sta arrivando a piano piano. Guardate, quel mucchio che c'è di là sono macchine. Io stavo arrivando da lì e l'acqua mi arrivava alla pancia finché sono riuscita ad arrivare qua a casa mia. Si è bajata l'acqua, adesso sono le 3 del mattino, si è bajata l'acqua, però sentite questo rumore e non so, i vicini dicono che si è rotta una tuberia del gas e si sente odore a gas, a benzina, a tutto. La famiglia là sono rimasti chiusi sotto l'acqua. Appena mi hanno rotto il vetro per farli uscire, speriamo che stanno bene. A me la famiglia che stava in casa mia hanno voluto andare perché comunque vedete là si vede la gente cammina. E hanno voluto andare a casa loro perché guarda quanta acqua sta uscendo da casa. Sono rimasto sotto il barro, sotto l'acqua. Porco bello. La vicina che aveva il cane sotto è morto, annegato. Due anziani che sono rimasti bloccati sotto l'acqua. Guarda, solo la gente è da loro. Non c'è polizia, non c'è guardia civile, non c'è niente. Guarda qui, sono andati a prendere delle coperte. Sono rimasti 4 ore sotto l'acqua. Sono là. Aquí, por aquí. Dime. Por aquí. Ya hemos avisado a la compañía. Ah, ok. Perché abbiamo una fuga di gas, ovviamente. Quello che non mancava. Che finalmente sono riuscito. Io non ho copertura di telefono, non posso chiamare, non posso avvisare mia mamma. Más para adelante! Di là, guardate là, l'accumulo, non so se non si vede. Tutto quel cumulo là, sono tutte macchine ammucchiate che bloccano la strada, che non si vede nulla. La gente che vive là non può uscire. Guardate. Guarda che valiente che sono, guarda. Persone che vanno ad aiutare chi ha bisogno. Guarda, cercano di aprire le porte sotto, le porte che sono rimaste chiuse.
sono le 3:30 di notte. Loro cercano di aiutare le persone. Sono riusciti a farle uscire. Scendiamo le scale per vedere. Guardando per me ce la torta come fosse un telo. Come fosse un telo. Gente che va a prendere la roba caduta per terra dei supermercati. Adesso vado a cercare la mia macchina. Io, guarda, non ho neanche dato play. Sono uscita da casa. Guardate il disastro che c'è. Guardate le macchine là in fondo. Questa sul palo. Allora, sul palo, tutto il pakistano poverino, chissà se ha un'assicurazione. Il cinese c'ha la ciarantesca perfetta. Guardate là, guarda il pakistano poverino. Vado a cercare la mia macchina. Gente pulire, io sono riuscita a pulire a casa le scarpe. Io voglio andare a vedere per poter riuscire a portare i cari fuori. Guardate qua. Immaginatevi il livello di forza dell'acqua che aveva. Il signore mi ha detto, guardate qua, la gente che non, credo che tanti non possono uscire di casa. Gente, cioè non vi rendete conto, guardate qui. Cioè, non ho tanta batteria nel telefono, ma credo che riuscirò a caricarlo col computer. Non ho acqua in casa. Non ho acqua in casa, quindi vado... Non so se si può. Perdona? Non si può passare di là. Di là non si può passare. Devo cercare il punto per andare. Le botte le scarpe di nera di emergenza, le botas, non so come si chiamano, mi viene in mente, non riesco a parlare, o fanno bisogno di caffè. Ah.
la gente che vive nelle case basse. Il problema è questo, deve essere legale. Guardate il parco. Guarda la gente, questa è casa loro, guarda casa loro, era casa loro. Questa è una casa, è andata via tutta la porta. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, o sea, bien. ¿Buscando tu coche? Porque yo lo parqué cuando ya empezó a llegar agua y fui lo parqué al lado de Florida. Ahora voy a mirar si está bien, si no está, da igual, no pasa nada. Y busco agua, no tengo agua en casa. Mira, en la fuente del parque. Muy bien. Hay agua. Muy bien, gracias, que tengo bidones a casa. Gracias, y decírmelo, gracias. Guardate qua. Sí, no, la chaqueta está por el barro, más que nada. È tornata la connessione, devo chiamare mia mamma. Mi ha dato adesso mi dà l'allarma. Adesso mi dà l'allarma. Guardate qua. Questo è un parco. Un parco di macchine. Guardate. Guardate. Hanno tagliato l'acqua in casa. E un signore mi ha detto che nella fontana del parco c'è, quindi adesso vado a vedere la macchina e vado a prendere il bidone dell'acqua per andare. Io passavo anche per qui a buscare il mio coche, lo tenevo a prendere e non lo vedeva, e ora si è bajato nervioso. Io si è bajato nervioso che non lo vedeva, e lo tenia in mio morro. Il barro. La speranza che non mi spacco. Ok, vado a vedere la mia macchina e niente, torno a casa, prendo volo. Ok, ora la moto. Io non so come faranno a sistemare tutto questo disastro. Allora, sono centinaia di macchine che non servono assolutamente a nulla, cosmico, a nulla. Tutta la gente che ha parcheggiato la macchina qua sopra. Vado per dietro perché di là non ce la faccio passare. Qua posso portare Cavi, poi la prenderò in braccio, la prenderò a spalla. Poi gli metterò il vestitino. Si scivola da morire. Da morire si scivola. Guarda la signora. Ah, io non andrò a guardare che i due signori anziani sotto sono morti, che stanno galleggiando d'altra parte. Non, io non guarderò, ma figurati che guardo. Guarda, si sono salvate le macchine lassù. Io ieri notte, quando ero a casa, dicevo, dovevo parcheggiarla là sopra la macchina, però sai, lo so che è una cagata, che non tiene alcuna importanza, che ci sono le assicurazioni e tutto il resto, però
almeno pensi a qualcosa, sai? Sì, quelli che hanno parcheggiato lassù. Bene. Tutto da lì, tutto sono macchine ammucchiate una sopra l'altra. Non lo so se questi qua sono così, la mia. Il punto è più alto. La mia macchina credo che sta bene, aspetta. Sì, a parte il barro, cosa? Sì. Sta bene la mia macchina. Grazie a Dio. Qua hanno salvato le macchine perché le hanno messe sopra la rotonda. Il resto... Il resto... Immaginatevi da qua fino lì, perché di là c'è il fiume, di là in fondo c'è il fiume. E fino là, tutto qua, poi c'è la via dietro. Guardate qua. Magari mi chiedono di andare a lavorare oggi. Guardate le macchine nel garage galleggiando. E ho trovato tirati questi qua. Meno male, perché c'avevo il medio bottiglio d'acqua in casa. Adesso vedo, devo portare fuori. Ciao principessa di mami! Ciao amore mio! Non ho acqua in casa, quindi sono venuta qua nella fontana per prendere acqua, per lavarmi, per lavare. Ho bisogno di caffè. Non ho i fuochi, c'è tutto elettrico, per sfortuna. E quindi qua faccio il caffè e qua mi faccio qualcosa da mangiare, delle uova. Cosa ci tocca fare per un caffè? Loro che giocano. Che belli. Gatto, perché la mordi a Cali? Io non ho fatto niente. Fuori. Che chiave c'è? Guarda fuori. Queste sono le mie scarpe che sono uscita prima. Guarda che ci sono due cadaveri là sotto, di signori, dei vicini sotto. Tornata la luce adesso a casa, non avevamo luce, non avevamo acqua, non avevamo niente, non aveva connessione, non si poteva chiamare. Sto passeggiando con Cali che la porto fuori. Guardate il disastro che c'è. Questa qua è solo una parte. Guardate. Il genio del catastrofe, guarda cosa ha fatto. Chapeau.
Ah, che roba, ha avuto tempo di fare tutto ciò e qua non è successo assolutamente nulla. Nina, andiamo mami, andiamo. Andiamo a fare qua la parte dove non è successo assolutamente nulla. La gente che ha parcheggiato la macchina, io la mia l'ho parcheggiata di qua. Per calpare la mami, lui mi fa il massaggio. Mi fa il massaggio, amore mio, per calmare la mami. Mi fai il massaggio, amore mio.